Ciao a tutti voi da Rasi, benvenuto all'appuntamento con la nostra vetrina dell'auto, ma soprattutto con Auto Panigale. So che è un appuntamento che aspettate con ansia in tantissimi. Fausto Pizzirani accanto a me, ciao Fausto. Buonasera a tutti, abbiamo con noi appena tornata da Gran Canaria mia Buonasera figlia Valentina, che era un pezzo che l'aspettavo, devo dire la verità. Adesso spero che mi dia una mano, magari che rimanga qui il più lungo possibile. Più a lungo possibile, vediamo. Ma vedremo. Speriamo anche noi, perché no. Ci aiuta anche nel presentare le vetture. Siamo qua nel nostro mondo, Jaguar Land Rover, che sicuramente è un core business molto importante per la nostra azienda. E devo dire che oggi abbiamo delle cose di cui io vorrei chiarire e parlarne, intanto che magari facciamo vedere qualche macchina, ad esempio. Inizierei da questa, che è una Jaguar E-Pace, l'ultimo modello perché è la versione mild hybrid, che quindi ha quel motorino da 48 volt elettrico, oltre ad essere gasolio, che ti permette, soprattutto cosa importante, di poter andare in centro e di parcheggiare la macchina anche sulle strisce blu senza pagare i parcheggi, che non è poco oggi, devo dire. Ma la cosa importante che oggi volevo far presente è questa, che questa vettura, come ad esempio adesso anche la Land Rover Evoque, che adesso andiamo comunque a vedere, no? Anche questa, 2000 turbo diesel, 163 cavalli, parliamo tutte delle nuove motorizzazioni mild hybrid, macchina molto ma molto bella, devo dire che si possono fare tutte autocarro. Questa è la cosa importante. Bene. E vorrei parlare in questo senso perché? Perché siccome adesso abbiamo un problema di consegne a livello mondiale, diciamo così, no? Voi per i semiconduttori, voi per le plastiche, per tutta una serie di ragioni che ci stanno ritardando le consegne delle automobili. Quindi abbiamo anche alcune macchine che siamo andati a finire a ottobre. Perciò è sicuramente importante oggi ragionare già adesso sul discorso dell'autocarro, soprattutto per le aziende, che gli permette ovviamente questa macchina di poter scaricare, essendo autocarro, tutta l'IVA e tutta integralmente l'automobile, che è la cosa importante. E siccome quando si arriva a fine anno, ovviamente tutti i commercialisti parlano di questo, no? Come facciamo per recuperare un po' di costi, di spese, eccetera? Noi abbiamo la soluzione. Noi abbiamo la soluzione perché sia la bellissima Land Rover Evoque, sia la bellissima E-Pace, sia la stessa Land Rover Defender, l'ultimo modello, diciamo così, si possono fare autocarro su determinate motorizzazioni, che sono le mild hybrid, diciamo così, che oltre ad andare in centro, come dicevo prima, si possono scaricare integralmente. Però è il momento di muoversi adesso, perché sennò quale sarà il problema? Che ci troveremo a ottobre che la gente vuole la macchina entro la fine dell'anno e non ci sono le macchine ad autocarro, intendo. E quindi secondo me la cosa importante è questa. Era una premessa che secondo me andava fatta. Poi è ovvio che cosa abbiamo. Abbiamo ad esempio qui una meravigliosa Jaguar F-Type 3000 turbo diesel, 340 cavalli, che è un'occasione imperdibile perché è una macchina con 27.000 km, è un 2016 con tutti gli optional possibili e immaginabili, che oggi noi proponiamo a un prezzo di 46.900 euro, che è un prezzo sensazionale perché è una macchina che costa più di 100.000 euro. Quindi è veramente una macchina splendida, ma soprattutto divertente, il sound, il rumore, le prestazioni che ha. Cioè vale la pena provarla, al di là di quello che vi racconto io, come faccio normalmente. Stesso discorso vale per questa Range Rover Sport. Questa si chiama SVR ed è una versione particolare perché ha 575 cavalli benzina. Uno dirà questo è un matto, come si suol dire, ma questi ci sono tutti. È l'ultimo modello, è una macchina del 2018, diciamo aziendale, devo dire, dove c'è la possibilità anche di fare il leasing, ma soprattutto se uno vuole una macchina per uscire un po' dalle convenzioni, che di listino costa 160.000 euro, oggi noi una macchina che proponiamo a 95.900 euro. È sempre un importo importante, ma rapportata all'automobile, devo dire, è incredibile, diciamo così. Poi ovviamente andando avanti, questo è il Defender di cui parlavamo prima, che è una macchina bellissima. Questo è il 110, perché 110 perché ovviamente ha i quattro sportelli, no? Che si può fare autocarro. Questo è una macchina nostra aziendale, è sempre un 2020 con 10.000 km e che noi oggi proponiamo a 59.900 euro. Sicuramente molto ma molto interessante, ma la stessa vettura nuova con la motorizzazione mild hybrid si può fare autocarro e quindi interamente deducibile sia di IVA che tutta la macchina. È importante. Questo è molto interessante. Qui abbiamo invece una F-Pace, sono fra le macchine che noi abbiamo aziendali, che ovviamente abbiamo nella quotidianità, macchina ovviamente che è un fine 2019 con 30.000 km, nell'allestimento Prestige, che devo dire
è uno dei più belli, con pelle, navigatore, ha tutto, anche il tetto. C'è una macchina full. Oltretutto noi tutte queste macchine aziendali di Jaguar Land Rover le diamo con la garanzia della Jaguar Land Rover Approvement di 24 mesi, quindi 2 anni, a chilometraggio illimitato. Esatto. E questa è una macchina che viene 42.900 euro, anziché spenderne 65. Cioè, questa è un po' la considerazione importante. Cioè, e questo è un po' anche il cappello delle macchine delle quali stiamo parlando. Della Evoque ne abbiamo parlato prima, 2000 Turbo Diesel, anche quella è un'occasione, devo dire, ovviamente le abbiamo anche nuove e anche quelle autocarro interamente deducibili, diciamo così. Bene, possiamo andare a vedere qualche altra automobile adesso. Andiamo. Un po' diversa. Un po' diversa. Esatto. Beh, adesso qui siamo nel mio mondo, lo sai. Nel, no? Tuo questa, mondo, questa sì. Ci abbiamo qualcosa di nuovo anche stavolta, voglio dire, no? Perché ovviamente adesso, a parte questa meravigliosa 63 MG Performance con 525 cavalli del 2008, che è una favola, e che sto ancora pensando se venderlo o meno, insomma, ne avevamo anche parlato, ma è una macchina che mi hanno fatto delle proposte, ma ancora ci sto ragionando, sono molto onesto. È una macchina italiana, ufficiale, con tutti italiani, di Mercedes, che è la cosa fondamentale, non estera. E quindi questo è quello che fa la differenza su questo oggetto, che è spettacolare, diciamo così. Poi cosa abbiamo? Abbiamo l'inglese, stavolta abbiamo una Bentley T2 del 78, quindi ha 43 anni, no? Guida destra, quindi classica inglese, anche questa tutta quanta restaurata, devo dire macchina perfetta, diciamo è un 6.700, no, di cilindrata, ma lo sappiamo, è una Bentley T2 come la Rolls, no? Sì. Con un prezzo incredibile, perché la macchina costa 24.500 euro, non si compra veramente nulla con quei soldi. Assolutamente no. Poi, che dire, qui c'è l'Alfa per eccellenza, il duetto, coda tronca, quarta serie, 1990, guardate questa chicca di macchina, è spettacolare. Rossa, con gli interni chiari, che è di un caro amico, devo dire, ma è una roba che anche lì sta pensando, la vendo, non la vendo, non si sa ancora. Verdice, diciamo. Originale, perché io l'ho tutto conosciuto, originale, amico, sì, ho esatto, fatto una bella chiacchierata, no, ma tutta restaurata completamente, macchina non bella, bellissima, cappotta nuova, meccanicamente perfetta, interni, fondi, eccetera. Questa è veramente da concorso, diciamo così. Non vi dico nessun prezzo, perché adesso ci stiamo ragionando, come si suol dire. Va bene. Qui abbiamo un'Alfa GTV, è la versione 3000, che è quella che va comperata, perché ovviamente se uno vuole avere in futuro, pensare che possa salire di valore, sicuramente il 3000, che ce ne sono molte meno. È un 98 ASI, cosa sicuramente molto ma molto importante, macchina, devo dire, perfetta in tutto, tagliandata, l'abbiamo appena tagliandata, gli interni sono in ordinissima, la cappotta è nuova, anche questa è una macchina tenuta veramente molto bene, della quale noi chiediamo oggi di 17.900 euro. Ascoltate il consiglio, no? Di Fausto. Poi ovviamente qui cosa abbiamo? Beh, qui abbiamo una Gran Cabrio della Maserati, una macchina meravigliosa. E guarda, è appena arrivata e se la stanno già litigando, devo dire la verità. La macchina sì. È un 2010, no? Con poco più di 80.000 km, 88.000 km, ma perfetta, le dico. L'ultima persona alla quale l'abbiamo data, ovviamente, ha fatto soltanto 2.000 km, quindi non l'ha praticamente usata, dove abbiamo fatto l'ultimo tagliando 2.000 km fa. Macchina 8 cilindri, veramente spettacolare, dove, diciamo così, noi una macchina che abbiamo fuori è 56,9 del 2010, quindi paga già bolle, super bollo ridotti, cosa sicuramente importante. Poi abbiamo la rossa, e la rossa non poteva mancare. La rossa era un po' mancata. L'avevamo anche l'altra volta, ti ricordi? Però sì. Questa è sempre un 348 TS, però con gli interni neri. Neri. Anche questa è Asi Oro, del 1993, con soli 52.000 km, tutta tagliandata, anche questa è da concorso, eh. È una macchina veramente non bella, meravigliosa. Poi di Ferrari ne abbiamo tante altre, perché abbiamo un capannone di Ferrari storiche. Dalla Mondial, dal 208, il 355, il 360, adesso sta arrivando un Testa Rossa, quindi abbiamo tutta la gamma della Ferrari storica, e infatti i clienti stanno venendo e ci stanno dando ragione, anche perché è diventato un bene rifugio, è un investimento che uno fa in questo momento, la prendono giustamente, la mettono lì e sei sicuro che i tuoi soldi li porti a casa, e sicuramente ne porti a casa anche degli altri, come si suol dire. Poi abbiamo la Porsche, questa è la 996 4S,
anche nella gamma 996 è sicuramente la più bella. È una macchina veramente spettacolare, è un 2002, quindi ha un altro vantaggio, che il prossimo anno si farà ASI e quindi ti darà la possibilità di pagare 200 euro di assicurazione e non pagare più il bollo in Emilia Romagna, che non è poco, diciamo. Ma la macchina è perfetta, cambio manuale, tetto apribile, scarichi sportivi, navigatore, è da veramente non bella, bellissima. C'è la Porsche 996 4S. E ovviamente oggi sono tutte salite, è una macchina della quale noi stiamo chiedendo intorno ai 44.000 euro, appena arrivata, devo dire, più bella non può essere, punto. Ma la sentite la passione che mette Fausto nel descrivere queste vetture? Sì, sì. E ce ne sono tante altre. E adesso andiamo usciamo vedere, fuori un altro argomento, sì, esatto, ancora. Che è importante, secondo me. Bene. Qui siamo nella zona del noleggio, tu sai che questo è un appuntamento ormai che è fisso, questo, sì, del quale bisogna parlarne, perché sicuramente sta andando molto forte, è in crescita continua e la gente ci sta dando molta fiducia su questo argomento, devo dire, perché è molto interessante. Qui abbiamo alcune automobili che noi rappresentiamo dove ci sono delle offerte che sicuramente sono importanti. Questa è la Stelvio 2002 turbo diesel, 4 ruote motrici, nella 190 cavalli, nella versione Sprint, che è una versione molto allestita, molto bella, devo dire, che ha tutto, diciamo così. E noi ad esempio qui abbiamo un'offerta a 36 mesi con 60.000 km con anticipo zero, che è l'altra cosa importante, a 675 euro al mese, ovviamente sempre più IVA, tutto compreso. Poi abbiamo la Renegade, come ne abbiamo un'altra là, che è il 1.6 turbo diesel, è già il nuovo modello, il 130 cavalli, quello che è appena uscito, nella versione Limited, che è anche quella tutto già, anche col Navi, con tutto, dove qui ad esempio abbiamo un'offerta a 36 mesi, 60.000 km, quindi 20.000 km all'anno, anticipo sempre zero, a 365 euro al mese, sempre più IVA, che è molto ma molto interessante, tutto compreso come facciamo normalmente. Peugeot 3008, che ovviamente adesso questa ad esempio è un'aziendale, ma abbiamo la versione nuova, che è già il nuovo modello, nella versione 1.5 turbo diesel, 130 cavalli, Active Business, anche lì 36 mesi di durata, 60.000 km, anticipo zero, abbiamo un canone di 420 euro al mese più IVA, che è incredibile. 3008 è una macchina che sta andando moltissimo e a quelle condizioni non la trovi, ecco, diciamo così. Poi ne abbiamo tante altre, perché ad esempio abbiamo ad esempio la Tiguan 2000 turbo diesel, 150 cavalli, che anche lì 36 mesi, 60.000 km, anticipo zero, un canone da una Tiguan, l'ultimo modello, da 440 euro più IVA al mese, che è incredibile. Poi parliamo un po' di elettrico, abbiamo, sì, anche l'Audi, la Q4 e Tron, tutta elettrica, di cui stanno parlando tutti, che c'è la pubblicità fuori, noi l'abbiamo in offerta, anche lì 36 mesi, 45.000 km e abbiamo un canone da 470 euro più IVA, sempre con anticipo zero, tutto compreso. Abbiamo le Smart elettriche, che sono tornate incredibile, nella versione Passion, le abbiamo sia per le aziende che per i privati. Azienda, abbiamo 36 mesi, 45.000 km, 225 euro più IVA al mese senza anticipo, anticipo zero, che è incredibile. E per i privati il canone va a 2.10 con 36 mesi, 100.000 km. 100.000 km. Poi abbiamo una marea di piccole, Fiat 500, Panda, Lancia Y, tutti a GPL, Opel Corsa, il Citroen C1, la Peugeot 2208, abbiamo delle offerte incredibili che dovete venire a sentire, perché ovviamente sono tutte in offerta e su quelle bisogna lavorare, perché sulle offerte che hai le condizioni che non può avere nessuno assolutamente, e soprattutto noi facciamo, come abbiamo sempre fatto, sia i privati che le aziende, ma anche le aziende neocostituite, sulle quali ognuna di queste delle nostre società, delle quali siamo partner, insieme a Galdieri, che ovviamente è la nostra colonna portante, come si suol dire, ci aiutano ovviamente ad avere condizioni incredibili e da poter fare anche le aziende di nuova costituzione. Perfetto, abbiamo solo 40 secondi, Fausto, dobbiamo correre. Certo, no, ma qui tu hai tantissimo altro. Abbiamo tutte quante le macchine chilometri zero, ne abbiamo una marea, diciamo così, BMW X2, BMW Serie 1, M Sport, Audi A3, chilometri zero, questa Golf meravigliosa che è una versione speciale, TCR, che ne hanno fatto una serie limitata che è una chicca, a chilometri zero, incredibile, diciamo così, come ad esempio questa Passat, anche questa Station Wagon con 240 cavalli, serie limitata anche questa, turbo diesel, la nuova Compass, la Grand Cherokee in offerta fine 2019, la Range Rover Velar, anche quella
diciamo sempre in offerta. E poi abbiamo visto una TT Cabrio, insomma, basta. TT Cabrio meravigliosa, spettacolare. Non abbiamo più il tempo, dovete venire qui assolutamente. Guardate l'indirizzo, numero di telefono, Fausto Pizzirani vi aspetta. Ciao, alla prossima. Buona serata a tutti, grazie mille. Ciao, ciao.